A volte non serve solo rimettersi in piedi. A volte, quando la vita ti cambia in un attimo, come accade con un ictus che ti paralizza e ti ferma all'improvviso, occorre ricominciare e non è sempre facile. Giuseppina Sorrentino si emoziona ancora a raccontare quel 7 luglio in cui la sua vita è improvvisamente cambiata. 3 mesi nel letto, immobile, e poi ad ottobre l'arrivo al Renzullo Centro di Riabilitazione di Sarno, dove oggi mostra con orgoglio i suoi nuovi primi passi. Io 11 ottobre sono arrivata qua. Non camminavate? No. Nemmeno seduta potevo starmi, legavano. Dove se non cadevo giù così, non mi reggevo in piedi. E poi invece piano piano sono... mi è venuto un po' la gamba. E piano piano vi state rimettendo in forma. Sì. Sei contenta, insomma? Sì. No, sono tutti bravi. Faccio la cicletta. Ditemi una cosa, quando inizia un nuovo anno, no? Uno dice sogno questo, si fa dei buoni propositi, voi avete un sogno da realizzare per questo nuovo anno? Vorrei camminare come prima, lavorare la terra. Tornare a fare la vita di prima. La vita di prima. Hola, hola, e non ricordo più. Hola, hola, se in quella notte c'eri tu. E tu? Dottoressa Robustelli, abbiamo visto la commozione e la felicità di Giuseppina che si è rimessa in piedi, cammina dopo un percorso molto duro di riabilitazione, è arrivata qui praticamente che non riusciva a camminare. Sì, la signora Giuseppina è arrivata qui praticamente allettata. L'emozione non è solo sua, in realtà, ma è di tutti noi quando vediamo questi pazienti che si riescono a rimettere in piedi e a rivedere quindi l'orizzonte, cioè a guardare, a poter vedere tutto, a poter riprendere la stazione retta. È nostra prima e la condividiamo con loro, con i familiari. Lei è venuta che non riusciva a stare neppure seduta sulla sedia, quindi erano mesi che stava a letto, era costretta ad essere completamente dipendente in tutte le attività di vita quotidiana, dalle più semplici alle più complesse. Arrivata qui ha intrapreso questo percorso di riabilitazione neuromotoria, qui in reparto di degenza al nostro centro di riabilitazione, e così ha ripreso a stare prima seduta, poi ha ripreso a stare in piedi, adesso fa qualche passo con il deambulatore, ha intrapreso il percorso alla robotica, quindi cerchiamo di darle il massimo per ottenere il massimo. La terapia viene stabilita step by step, cioè in base ai progressi che vengono registrati poi viene modificata? Certo, è proprio questo che facciamo accuratamente tutti noi medici, valutiamo il bisogno della paziente, valutiamo i progressi e così modifichiamo il progetto riabilitativo in base a quello che la persona può ottenere, in base ai progressi che vediamo. Chi è a casa in questo momento, ha ascoltato la storia di Giuseppina e magari conosce situazioni analoghe o le vive da paziente o magari da familiare, che consiglio possiamo dare? Di non perdere mai la speranza, quindi di cercare di fare qualcosa per ottenere il recupero, di non fermarsi e di fare sempre fisioterapia. Se hanno necessità, se vogliono contattarci, possono, se sono vicini, possono venire direttamente al centro, noi daremo tutte le informazioni, oppure basta vedere il sito o telefonare in struttura. Mm-hmm.